benvenuto a tutti. Terra Amara continua ad appassionare anche i telespettatori italiani dopo aver conquistato il pubblico di Turchia e Spagna. E secondo le anticipazioni, presto ci saranno nuovi colpi di scena per i protagonisti. Secondo le previsioni, Demir riuscirà ancora una volta a fermare sua moglie. Ma scopriamo meglio il piano di Zuleyla, che sarà sempre più stanca della prigionia in cui è costretta a vivere e penserà di scappare dalla tenuta. Ma riuscirà Demir a fermarla? Vediamo gli eventi. Zuleyla decide di programmarsi una sua fuga. Si alza di notte di nascosto, si reca nello studio di Demir, prende la sua pistola e la posiziona in un cassetto nascosta dove sa lei. Il giorno dopo, dopo che Demir se ne è allontanato, lei prende la pistola, prende tutti i denari che sono nella cassaforte, i gioielli e il suo bimbo Adnan lo prepara e furtivamente lascia la villa. I poliziotti, i due gendarmi messi da Demir a guardia al cancello, non la vogliono lasciare uscire, ma lei li minaccia con la pistola. Quando riesce a uscire, comincia a camminare nella campagna dirigendosi verso la stazione degli autobus perché lei vuole tornare ad Istanbul. Riesce a salire sul pullman e riesce anche a partire il pullman. Quindi lei comincia ad essere un pochettino più rilassata. Ma poi improvvisamente, dopo poco che è partito, il pullman viene fermato dalla polizia. Salgono sul pullman e la fanno scendere. Ed ad attenderla proprio lì sotto, chi c'è? Demir, che è stato avvisato da Garfour che Zuleyla stava fuggendo di nuovo dalla villa. Demir le fa strappare il bambino dal braccio e la minaccia, gli dice che è stufo, e fa per prenderla per riportarla in macchina, ma lei improvvisamente estrae quella famosa pistola che aveva nascosto e se la punta alla tempia. Dice che è stufa, che non vuole più sopportare le sue angherie e che se lui non accetta che lei se ne vada col suo bambino, lei si suiciderà. E Demir, sicuro di sé, la mette di fronte a un fatto e gli dice: spara. E lei, sfidata, spara. Spara, ma si accorge che purtroppo la pistola è scarica e il colpo va a vuoto, semplicemente perché Demir l'aveva scaricata, prevedendo un po' tutto. Poi prende Zuleyla, la carica in macchina e la porta a casa. Naturalmente a casa Zuleyla avrà una grossissima e brutta sorpresa. Il suo bambino Adnan non sarà più con lei e Demir la minaccerà che se continuerà a comportarsi in quel modo e a non rispettarlo, non lo rivedrà mai più per tutta la vita. Se vi è piaciuto il video e cominciate a interessarvi a questa nuova soap turca, metteteci un like e continuate a seguirci iscrivendovi al canale.